Ce la possiamo fare? Sì, ce la possiamo fare. Ok. Buonasera a tutti, benvenuti a Profumo di Sanremo. Allora, anche questa sera siamo riusciti a fare un appuntamento, a organizzare un appuntamento, nonostante gli impegni lavorativi. Quindi parliamo della seconda serata di Sanremo 2023. Ecco, e Carlo, benvenuto. Ciao, buonasera. Ciao, ciao. Allora, questa seconda serata sanremese abbiamo ascoltato i brani inediti, la seconda parte dei brani inediti, quindi cosa possiamo dire a grandi linee, insomma, ecco, c'è stato qualche buon brano e qualche d'un altro un po' deludente, francamente. Sì, Ecco. rispetto alla prima serata c'è stata una proposta forse meno omogenea, nel senso che ci sono stati dei buoni picchi notevoli e altri invece, almeno per il momento, abbastanza deludenti, insomma. E i picchi sono stati, secondo il mio punto di vista, Madame, ecco, la pesce di Martino, che si sono Confermo. confermati. Sì, si sono confermati su ottimi livelli dopo l'exploit di 2 anni fa e non era facile, soprattutto per, non tanto per Madame, che comunque è una cantante amata dal pubblico più giovane, quindi, però quanto per Con la pesce di Martino, perché venire Certo. dopo un tormentone epocale come quello di Musica Leggerissima non è mai facile per nessuno, invece secondo me hanno sfornato un altro brano che magari non otterrà i medesimi riscontri commerciali, però è un brano ben scritto, ben congegnato, ben strutturato, con un ritornello che rimane. Sì, ha un sapore vintage anni 80, come ci Anche aveva questo, dato sì. tanto. Sì, mi è sembrata però al primo ascolto chiaramente un po' meno convincente, ecco, rispetto a Musica Leggerissima, però chiaramente è un'altra canzone, per cui non è che si può avere sempre la stessa canzone. Bisogna. Mentre Certo. Madame, tanta roba, come si usa dire in termini giovanilistici, Che visto che non ci stiamo parlando. appartengono, però. Che non ci appartengono, tra l'altro, e quindi risultando anche ridicolo, diciamo che mi è piaciuta molto, 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 molto. Un bel brano, molto convincente, belle anche le parole, tutto perfetto. Direi mi ha molto convinto. Martellante questo refrain, che anche questo rimane, c'è poco da dire, quindi. Arrivo a dire che è stato il pezzo che più mi ha entusiasmato, quello di Madame, ieri sera. Di tutta la serata o di tutti i 28? Di quasi tutti i cantanti di ieri sera la metterei tra quella che diciamo insieme a Giorgia che mi è piaciuta parecchio, Anche a me è nonostante piaciuta. Giorgia mi è piaciuta tanto ed ero partito molto prevenuto, non nei suoi confronti, ma perché non so, ho detto, secondo me il grosso l'ha già fatto. Invece è venuta fuori con una bella canzone, magari che anche con qualche tono jazzistico, qualcosa che mi piace, insomma, mi è garbata, insomma, come Che canzone. questa è una canzone in cui ho trovato qualche sonorità, sia anni 80 sia anni 90, che faceva già parte del suo repertorio. È una canzone bella, sono d'accordo. Non è immediata, però il problema è quello che probabilmente non vincerà, proprio perché non è una canzone che arriva Quello subito. dubito, quello dubito. Però una buona composizione, devo dire, insomma. Giorgia, come altri cantanti molto amati dal pubblico, al momento risultano penalizzati da questa graduatoria, che ricordiamo è una graduatoria della sala stampa, quindi diciamo, Certo. degli addetti ai lavori, degli esperti. Sicuramente Giorgia guadagnerà terreno con la demoscopica, con le giurie cosiddette popolari, non solo lei, anche altri, anche Ultimo sicuramente. Gli stessi Modà, fra l'altro, non so come la pensi tu, ma a me non sono affatto dispiaciuti, insomma, poi No, hanno portato una canzone assolutamente nelle loro corde, nel loro stile, nulla di nuovo, però molto sentita, molto intensa, che si rifà un'esperienza personale molto dura del cantante, di Checco Silvestre. sì, è un brano che mi è piaciuto, non mi ha proprio entusiasmato, No, no. però è nel loro stile, ecco, diciamo, mi Certo. aspettavo questo e questo hanno proposto sostanzialmente. Esatto. Mi è piaciuta, scusate se guardo di qua, ma non ho avuto proprio il tempo fisico di stamparmi, per cui sto leggendo dall'altro monitor.
Mi è piaciuto Lazza, un bel ballabile, radiofonico, vabbè, insomma, sì, cosa vabbè. Eccezionale, però, insomma. Più contemporaneo di tutti, forse, al suo stesso certo, livello di Madame, certo. Proprio. Levante, arrangiamenti anni 80, un brano radiofonico anch'esso, non disdicevole. Brillante e ritmato, nonostante che questo parta da un doloroso vissuto personale. Sono tante, in questo Sanremo ci sono tante canzoni che partono da dolorosi vissuti personali. Abbiamo sentito, certo, Grignani l'altra sera, Levante, i Modà, insomma, certo, gli stessi articolo 31, insomma. LDA deludente, francamente. Finora abbastanza anonimo. È abbastanza, sì, da risentire, ma non aveva mi ha cantato canzoni molto più belle durante la sua partecipazione ad Amici. Sì, sono d'accordo. Al momento Rosa sono d'accordo. Chemical, anche quella non mi ha troppo entusiasmato, va riascoltata. C'è una canzone un po' brillante, anni 30, un po' sopra le righe, ma neanche tanto, visto che si attendevano sfracelli da questo Rosa Chemical. Ma Poi alla fine non è che... non mi è parso. Abbastanza simpatico, l'ho trovato anche simpatico, non particolarmente trasgressivo, insomma. Non so, forse questo nome Made in Italy mi aspettavo un qualcosa di più brillante, mi aspettavo un qualcosa di anni 80, non so perché, forse mi ricorda un qualcosa di anni 80, di parlare di Made in Italy. Made in Italy dei ricchi e poveri, insomma. Infatti mi è rimasto quell'imprinting lì, quindi mi aspettavo una roba anni 80, divertente, invece mi sono trovato una roba un po', insomma, non troppo convincente, però vabbè, primo ascolto sempre così. Certo. Poi abbiamo, vabbè, diciamo, Paola e Chiara, un bel ballabile, insomma. Sono ritornate in piena forma, hanno riallacciato il nodo con questa dance che le aveva fatte esplodere all'inizio del secolo, diciamo, avevamo Sabai Certo. Love Festival, non a caso. Insomma, il mood è quello, in più ci hanno messo, secondo me, qualche vaga sonorità della disco anni 70, insomma, il prodotto è ben riuscito, tant'è che dato prima un'occhiata alle trasmissioni pomeridiane della Rai, organizzate dal Festival, e si parla sostanzialmente di Mengoni e di Paola e Chiara, sono praticamente i due nomi sulla bocca Ci può di tutti. stare, ci può stare. Poi Paola e Chiara le trovate veramente di una bellezza incredibile. Sì, questo eccesso di glitter non è che mi abbia entusiasmato, però insomma Però sono molto, veramente ancora belle, considerato che vanno più verso i 50. sì. Io poi ho sempre avuto un debole per Paola Chiara, anche Sono due belle ragazze ancora, diciamo la verità, anche se purtroppo ragazze non sono più. Però. non sono più, sono più della nostra generazione, grosso modo, quindi. Certo. Ma ecco, quindi sostanzialmente, sì, più o meno un po' come la prima serata, alti e bassi. C'è stata questa sorpresa, almeno per me, altri se l'aspettavano, io no, ma sorpresa di Tananai, che mi aspettavo, al di là della posizione in classifica, che è veramente sorprendente, un quarto posto parziale. Poi ha portato questo brano, che è proprio un brano ultra sanremese, classicissimo, una ballad proprio in pieno stile sanremese. Io mi aspettavo il Tananai un po' sul mood scanzonato dell'anno scorso, invece ha fatto questa svolta che non è che mi convincano molto queste svolte repentine, però è anche vero che lui cerca di, essendo un giovane sostanzialmente, di dimostrare tutto quello che sa fare, di non limitarsi a questa nicchia divertente che aveva sfruttato abbondantemente nella parte iniziale della sua carriera, fino a quest'estate, praticamente fino al tormentone estivo. Ora si presenta in questa veste seriosa, a quanto pare il pubblico ha apprezzato. Vediamo dove arriverà. Io mi sono appuntato un secchissimo va riascoltato, punto. Sì, Questo è stato il mio sicuramente. giudizio, proprio ho maturato dopo ore e ore e ore questo va Sì, ma riascoltato. infatti, perché è una canzone sanremese, non me l'aspettavo da lui, però insomma, vediamo, vediamo. Vediamo, 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 vediamo.
Boh, se sei tu, boh, anche lì radiofonico. Ma i giovani, i ragazzi arrivati da Sanremo Giovani ieri sera mi sono sembrati un po' meno convincenti rispetto a quelli della prima serata, dove ho visto un buon Gianmaria, ad esempio, che aveva portato una bella canzone radiofonica. Ieri sera, insomma, non, Sciari, anche lei è abbastanza appiattita su una modalità ultra classica sanremese. E gli altri non mi sono arrivati moltissimo. Beh, quello che dicevo all'inizio, quando dicevo che ci sono stati dei bei picchi, ma delle altre proposte un po' deludenti. Io comunque concedo una chance a tutti. Setu non era male, quantomeno come ritmica, come brio del pezzo portato, però insomma non mi hanno entusiasmato i ragazzi di Sanremo Giovani, sono da riascoltare anche loro, più di altri. Certo, e questo senz'altro. Beh, è stato bello il momento clou della serata, è stato l'esibizione dei seniors, dei signores, come si può dire, della canzone italiana. Albano, Beh, sì, insomma, come non si. insomma, un Albano sempre con i suoi canti, così, con i suoi squilli di tromba proprio, Ranieri in splendida forma, Sì, veramente. è vero, Come si chiama? Morandi. Morandi, vabbè, Morandi fa Morandi. Beh, ma con loro si va sul sicuro, anzi, potrei perfino dire che è una scelta poco coraggiosa puntare su di loro, però insomma, vabbè, c'era questo trio inedito che Questo è vero, è la stessa cosa che ho pensato, perché sì. effettivamente ci sono dei grandi della canzone italiana che non vengono considerati tali, ecco. Esatto. Stasera avremo Peppino Di Capri, meno male, perché erano anni che meritava di Certo, tornare. certo. Poi posso citarti un Nicola Di Bari che ha vinto due festival di Sanremo, non Certo. viene mai preso in considerazione. È stata Chiaramente. Gigliola Cinquetti che ha fatto un'apparizione fugace qualche anno fa, ma a tarda notte non se ne è accorto quasi nessuno. Insomma, meriterebbero una bella ribalta anche loro, bisognerebbe un Con po' Fausto uscire. Leali, per esempio, anche lui. Per Che lui già Fausto Leali è esempio. un po' più presente, però insomma non ai livelli di Albano e Ranieri che sono Certo. Certo, onnipresenti. certo, certo. Tanto Ranieri mi pare di aver capito che tornerà anche stasera con una specie di duetto con Rocío Muñoz, ma per presentare un loro show di programmazione sulla Rai. Parlando di senior o semi-senior, personalmente mi hanno convinto di più Francesco Renga e Nek, questa nuova coppia che stanno portando avanti da Sì. qualche anno, insomma, anche loro, al contrario dei loro illustrissimi colleghi, loro si sono anche scambiati i rispettivi successi, cioè con Renga che Sì, canta Fatti Avanti sul Amore, palco esterno, diciamo, palco con i esterno, collegamenti. tra Ah, sì. l'altro nota di colore, questo penso che sia uno dei festival di Sanremo più freddi in assoluto nella storia, Sì, perché infatti li ho c'è visti un piuttosto cielo in Liguria. freddoliti, certo. Quindi un applauso a chi è stato lì per ore e ore, ormai surgelato, per Esatto. 2 minuti di diretta. Sì, esatto. E non mi ha troppo convinto Renga quando ha cantato, come non mi ha convinto anche lo scorso anno, o così, o 2 anni fa, non lo scorso anno, no, 2 anni fa, 2 anni 2 anni fa, forse. fa. No, ieri sera non mi ha convinto. Mi pare Sì. che, non, che ultimamente non canti troppo bene, Sì, c'è Renga. un po' perso da questo punto di vista, arranca un po', diciamo. Arranca un po', e anche ieri sera mi sembra che. Mi è parso, io non ho un orecchio particolarmente raffinato, ma mi è parso che abbia un po' Meno, stonacchiato qua e là, ecco. non so se abbia suonato, ma comunque è parso sicuramente meno brillante del suo collega, insomma, di Ah, un Neck Neck. ultimamente sempre Neck ottime migliora. performance. Migliora con Migliora, l'invecchiamento. migliora, migliora, certo. Vabbè, quindi io direi che il momento più bello è stato senz'altro, vabbè, insomma, il trio di questi grandi cantanti della musica italiana degli anni 60, fine giorni nostri, è stato un momento veramente molto bello. Certo, chiaramente si chiamano sempre e solo loro, però probabilmente bisogna capire che ci sono anche delle esigenze commerciali, probabilmente, insomma, comunque Albano è sempre sulla cresta dell'onda, diciamo la verità, Ranieri anche, Morandi sostanzialmente pure.
Tra l'altro Morandi continua anche la sua carriera d'attore. L'anno scorso, 2 anni fa, aveva fatto lo sceneggiato su Canale 5, Fiction. Ah, sì. Due, Beh, ben due edizioni, anzi due stagioni. la Rai non rischia molto da questo punto di vista. No. Magari l'anno prossimo, che è l'ultimo anno di Amadeus, magari potrà azzardare un po' di più, come detto, chiamare qualche nome Certo. un po' meno esplorato dai palinsesti televisivi, insomma. Beh, d'altro canto questi rischi, diciamo la verità, se li è quasi sempre presi, oddio, aspetta, di quello di che tempo che è? Fazio, Fazio. Fazio è uno di quelli che ha azzardato, Sì, che ha chiamato anche volti non più tanto noti, insomma, che è riuscito comunque a ripescare qualcosa dal passato. ma qui non si tratterebbe neanche di rischiare troppo, perché i nomi che ho fatto prima comunque sono nomi assolutamente amatissimi Certo. e popolarissimi ancora oggi, che però sono relegati quando vanno in televisione, se ci vanno, sono relegati alle trasmissioni mattutine e pomeridiane. Con tutto il rispetto per queste trasmissioni, però non è giusto, E insomma. però ricordo che Fazio comunque Sì, invitò sì, sì. anche personaggi un po' meno noti, anche perché probabilmente Fazio, insomma, è un grande amante degli anni 70-80, un po' come Beh, noi. certo. Anche sempre, è anche un po' attirato un po' dal trash, per cui riesce comunque a tirare fuori magari dei personaggi un po' decotti e a renderli nuovamente visibili. Sì, Ecco, questo è vero, questo è per vero. esempio, io inviterei, che ne so, Flavia Fortunato, per dire, perché non la invitiamo più Flavia Fortunato? Ha fatto qualcosa, non so quanti Sanremi, 5 o 6. Tantissimi, tantissimi. Perché non invitarla? Cioè, voglio dire, ma per dire, ne dico una, per dirne tanti altri, voglio dire, così. Sì, sono tanti. Il top sarebbe riuscire a rimettere insieme il cast del 75. Guarda, questo è un sogno. Quello, vabbè, quello è impossibile, quello è proprio una roba, vabbè, quello è un Ma feticismo proprio. è impossibile anche a livello di audience, è improponibile purtroppo, però insomma è una cosa proprio di nicchia per noi Sì, appassionati. beh, sì, non so neanche se è fattibile, adesso non so neanche, però qualcuno Ma qualcuno probabilmente. sarebbe risposto, qualcuno lo Sì. conosciamo anche per contatti Vabbè, social. facciamo un appello. Se qualche vecchio cantante del 75 volesse contattarci, organizziamo noi a titolo gratuito, ovviamente, un giro di pizze e via. No, però per dire, ad esempio, adesso mi viene in mente adesso, un grandissimo protagonista dei festival anni 80, Toto Cutugno, lui Sono è anni che non venuto. partecipa, eh. Sono anni, mi pare l'ultima volta credo che sia stata l'ospitata con il coro Quello russo. russo, russo, sì, Sono si parla abbastanza già vecchi. di 5-6 anni fa, Eh no, di più, una forse anche decina di più. d'anni. C'era uno degli anni di Fazio. Ah, Quindi, beh, figurati, quindi Fazio 1, Fazio 2, se lui anzi, o 3 o 4. 3 o 4, il terzo forse, sì, quello del Terzo. 13. Niente, sì, se lui se la sentisse, non so in che condizioni di salute stia, perché purtroppo è brutto dirlo, ma per questi grandi artisti vanno valutate anche queste cose, insomma, però Beh, aveva avuto un brutto male, ma mi pare che lo sì. avesse sconfitto. Poi, non so, anche lui sarebbe uno assolutamente meritevole, quantomeno di un premio alla carriera da consegnargli in qualche modo, visto che comunque vedremo Gino Paoli nella serata finale. Mi trovi pienamente d'accordo. Mi trovi pienamente d'accordo. La lista è lunga. D'altro canto è così. Va bene, va bene, va bene. Poi cosa c'è stato il momento comico? Angelo Duro. Angelo Duro, sì, una comicità un po', come dire, triviale, se possiamo dire, insomma, si è Ma fatto l'ho morire. trovato molto volgare, francamente, anche con delle parolacce, turpiloqui, che poteva tranquillamente Pinocchio, evitare. sì. Il concetto lo poteva dire ugualmente senza dover scomodare brutte parole, così. Sì, anche i concetti in parte discutibili, ma qui siamo ovviamente nell'ambito della sensibilità individuale del conto, quindi Certo, non mi permetto certo. di discutere, però ho scritto stamattina sul mio blog, insomma, che mi pare un po' schizofrenico il fatto che Saremo si erga giustamente a difensore dei diritti delle donne, delle minoranze, contro l'intolleranza e poi ospiti un comico che parla liberamente di gente che tradisce il partner andando a prostitute, esaltandolo come un mezzo per salvare i matrimoni, insomma, perché il concetto poi alla fine era quello, se Era non quello, certo. insomma, vabbè, comunque non Quantomeno discutibile.
anche sotto il profilo comico, ti dico la verità, francamente non è che abbia riso più di quel tanto, anzi, non ho riso proprio per niente. Poco, poco, pochi passaggi divertenti. Anche la stessa platea pare che abbia sorriso più che ridere. Sì. Ho visto una Simona Ventura, non so se era in quel momento specifico, non mi pareva per nulla divertita. Poi magari in altri momenti ha riso, però nel momento dell'inquadratura non mi è parsa particolarmente entusiasta. Ma è stato un intervento che voleva essere passato come un momento di grande trasgressione, ma io di trasgressivo autenticamente non ho visto nulla. È stato più trasgressivo l'intervento a mezzasera di Fedez, se Di vogliamo. Fedez, sì, certo. C'è Ha stato sparato questo mezzo scandalo, diciamo, mezzo che oggi ha. scandalo di cui lui si è assunto giustamente tutta la responsabilità, ma che è stato assunto. Nonostante questo, stamattina in conferenza stampa la RAI ha voluto assolutamente prendere le distanze da tutto quello che ha detto, giusto per mettere i puntini sulla i da parte dell'ente di Stato. Ma c'è stato questo attacco al parlamentare che aveva fatto l'interrogazione su Rosa Chemical, che era un'interrogazione abbastanza surreale. C'è stato l'attacco al vice ministro Bignami, che molti anni fa si era fatto scattare una foto con una divisa nazista. C'è stato l'attacco al Kodakons, insomma, c'è un'antica querelle con Fedez, ma insomma è stato molto più trasgressivo, molto più incisivo questa parentesi, secondo me. Poi Fedez può piacere o meno, ma lui è sempre, non perde occasione per essere provocatorio e per È un attaccare personaggio adesso. divisivo, sicuramente. Divisivo. Ha fatto anche un omaggio carino a Gianluca Vialli, perché lui, tra l'altro, ha avuto la stessa malattia, quindi Certo. quello è stata una cosa bella, però insomma, forse è passato un po' così in sordina per via anche del fatto che era un collegamento con la nave da crociera, ma però è stato uno dei momenti forse più significativi della serata, insomma. Della serata. Insieme al grande ritorno dell'ospitata internazionale che mancava da Ah tanti sì, è vero, il momento danzereccio, diciamo. momento disco. Sono ritornato, era un ritorno quello dei Black Eyed Peas, che erano stati fra i pochi ospiti dello sventurato Sanremo 2004 di Tony Davis, 4. e però riuscì a racimolare qualche ospite straniero qua e là. E quindi è stato un bel Riacceso il momento. dramma Simona Ventura lì in platea. Acceso Ah, è vero, è vero, sì, è giusto. Cioè, era lei il la. dramma perché, vabbè, dopo questa sfumatura molti dei nostri spettatori magari non potranno coglierla. E Parleremo questo di Sanremo 2004 Sanremo nei nostri. Che 2004, ne parleremo ampiamente, certo. Quindi comunque, stavo. dal punto di vista degli ospiti, fu un Sanremo paradossalmente più ricco di quello di quest'anno, però insomma erano Sì. altri tempi, altri budget, nonostante Bah, tutto. comunque, complessivamente, queste prime due serate direi che rispetto all'edizione scorsa e ancora di più all'edizione del 21 sono brani non proprio di che non riesci magari a farti subito l'orecchio al primo ascolto. Ecco, diciamo, non è stato proprio il trionfo dell'easy listening, come dici tu. Ascoltati sul momento, in presa diretta Il vanno. 21 è stato il trionfo in tal senso. Il 21, anzi, ma azzardo a dire che è stato veramente forse l'edizione più tra le più belle, se non la più bella degli anni 2000. Il 21 è stato L'edizione strepitoso, veramente ne ho grande nostalgia del 21, è stato gradevolissimo quello del 22, ma inferiore al 21 sicuramente, e questa qui purtroppo è molto inferiore a quella dello scorso anno, complessivamente. Beh, vediamo la Però serata di stasera, che sarà decisiva per. Ti dicevo, la sensazione anche ascoltando i brani in presa diretta era quella di un buon easy listening, cioè ritornelli facili. Poi però non. Ovviamente io non riesco a ricordarli subito, non ce la no. faccio, dopo un po' dopo solo ascolto. Io quando ho ascoltato il Sanremo 21, veramente ho avuto la netta impressione di assistere a un grande festival. Veramente sembrava di stare negli anni 80. Una tale quantità di brani che ha già al primo ascolto che ti piacevano tantissimi. L'anno scorso ho avuto molto meno questa impressione, molta meno, però complessivamente mi è piaciuto.
Sì, anche l'anno scorso c'erano molti pezzi di impatto Però è inferiore immediato. al 21, D'Argent Amico, ad esempio. quest'anno mi è parso quasi un ritorno agli anni precedenti, quindi qualcosa di buono sì e qualcosa di altro no. Sì, certo, beh, non sempre, non Beh, tutte le anche annate se possono dare frutti copiosi, certo, insomma, certo, certo, in certo. questa Anzi, è no, mi qualcosa di aveva buono. sorpreso il 21, d'altro canto, Eh diciamo la sì, verità. soprattutto per il contesto quasi Sì, drammatico, certo, si drammatico in cui si proveniva dal svolge. lockdown, anzi, eravamo addirittura con il teatro vuoto, teatro vuoto. E quindi invece venne fuori un gran festival che secondo molti, non secondo me, non si sarebbe neanche dovuto fare, invece per fortuna si fece. E quindi sì, la sensazione 2 anni fa era stata questa, quest'anno c'è un po' più di difficoltà, però insomma, ripeto, la serata di stasera sarà decisiva perché ascoltiamo di nuovo tutti i brani, anche se sarà una maratona sfiancante, temo, però insomma, speriamo. Senz'altro, senz'altro. Beh, questo riascolto sarà necessario proprio perché l'80% dei brani è uno di quelli che vanno riascoltati, Sì, così sì, non mi hanno proprio particolarmente colpito al primo ascolto, per cui chiaramente in questo secondo ascolto avrò però, ecco, magari qualche cambio di idee, diciamo. ma anche quello di Giorgia, vedi, non è una brutta canzone, cioè, anzi, secondo me è una buona Sì, canzone quella per. di Giorgia avevano detto tutti che era difficile, che era un brano non particolarmente riuscito, invece a me è piaciuto sin da subito e mi ha sorpreso Però questo. anche quello non arriva subito, quindi è per quello che dico che bisogna Aia. risentire e sentire. Vediamo, sì. Vediamo, vediamo, vediamo. Va bene, allora niente, ci congediamo qui. Mi sembra che abbiamo detto più o meno Sì, tutto. più o meno sì. Ok, gli ascolti, sai qualcosa degli ascolti? Sempre bene, mi pare, come media siamo sempre sui 10-11, quindi come media, Come diciamo, gli così. ultimi anni, diciamo, Sì, sostanzialmente. più o meno, sempre bene. Forse nella seconda serata, ora io devo essere sincero, gli ascolti non gli do mai grossissima importanza, però insomma la media è assolutamente buona, mi pare che siano Certo. tutti soddisfatti ai vertici RAI. Certo. Beh, una seconda serata 11 milioni non è male, Ma considerato che ci sono state 10-11. delle edizioni in cui ce n'erano molti meno, eh. A volte si è sceso anche sotto i 10, Sì, sì. sì, 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 sì. Ora non ti ripeto, non mi ricordo bene la cifra, mi pare sì, comunque 10, 11, Gli non lo so. ultimi Baudo di una decina d'anni fa, addirittura uno mi pare che fosse la seconda serata 7 milioni, che fu veramente un flop clamoroso. Era stato il sorpasso dei Cesaroni, mi pare, Dei quindi è proprio Cesaroni, certo. un disastro, sì. Disastro totale, disastro totale. Va bene, va bene, va bene. Allora ci congediamo qui e niente, a questo punto possiamo andare direttamente allo speciale che registreremo. Domenica e poi metteremo subito online già la domenica sera se possibile per parlare proprio approfonditamente di tutto quanto questo saremo analizzando cantante per cantante. Ecco, va Bene, bene. Allora un bene. Ok, saluto. un saluto a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.